Ciao ragazzi, io sono Falcone e oggi sono tornato con una vecchia rubrica che ogni tanto rispolveriamo per parlare del grande problema di Cyberpunk 2077. Sì, perché Cyberpunk ha un enorme problema, ovvero che tutti i suoi recenti problemi, che ben conosciamo e di cui abbiamo ampiamente parlato in questi giorni sul canale, stanno oscurando il suo effettivo valore. Ed è la verità. Cyberpunk, alla luce delle oltre 20 ore che ho fatto in diverse origini, è un prodotto di livello altissimo. Un prodotto che tutti coloro che hanno modo di giocare su PC, su console di nuova generazione, stanno vedendo per quello che è. Cioè, un prodotto di alto livello, un prodotto curato sotto ogni minimo particolare, tranne quelli tecnici, su vecchie console, un prodotto che effettivamente ha qualcosa in più rispetto a tanti altri. Un prodotto che, se non avesse avuto tutte queste questioni extra ludiche, problemi tecnici, problemi di rimborsi, adesso dominerebbe la scena per le sue qualità. Non si parlerebbe d'altro se non del suo effettivo valore. E questo è il suo grande problema, che il suo valore è oscurato da tutto il resto che l'ha accompagnato. E questa è una delle cose che io personalmente fatico a perdonare da giocatore a CD Projekt, perché non si è resa conto di aver sporcato un'opera purissima con una serie di errori, di valutazione, di sviste clamorose che a conti fatti rischiano di rovinare per sempre l'immagine di un prodotto incredibile. Cioè, Cyberpunk 2077 è un prodotto per quello che punta a fare, incredibile. È un prodotto che a livello ruolistico ha pochi eguali. È un prodotto che a livello registico raggiunge degli standard che poche altre produzioni hanno raggiunto nella storia videoludica. È un prodotto che a livello di credibilità del contesto che racconta, è un prodotto che riesce a imporsi a livelli pazzeschi. Cioè, io sto passando su Cyberpunk meno ore di quante vorrei, perché purtroppo il lavoro mi porta a dover fare mille altre cose, ma su cui, se avessi 15 anni, trascorrerei la maggior parte delle mie giornate senza fare nient'altro, avendo difficoltà a trovare il tempo per mangiare, perché ti avvolge come pochi altri prodotti sanno fare. Io ho percepito questo tipo di emozioni, di essere completamente fagocitato da un mondo videoludico, solamente ai tempi dei primi GTA e con Skyrim. Non mi era mai più capitato di sentirmi così parte integrante di un mondo, di sentirmi così ben integrato e inserito in un contesto ludico come mi è capitato questa volta. Cioè, ci sono momenti in cui io ho telecamere spente, mi fermo ad ascoltare i dialoghi dei passanti, che è una cosa che non faccio mai. Io che tendo a giocare anche in maniera abbastanza frenetica, perché appunto giocando a tante cose non mi posso più permettere il lusso di perdere tempo, di soffermarmi sul panorama, sulla cosa, sul mini dialogo. Su Cyberpunk lo sto facendo! Lo sto facendo ogni santa volta che ne ho occasione! Perché è strutturato in maniera tale da spingerti a farlo. Cioè, è un prodotto che per struttura è stato costruito sull'idea di ripagare il giocatore in relazione a quanto il giocatore si impegna per vivere attivamente quel mondo di gioco. Spero di aver, insomma, spiegato in maniera chiara il concetto. Cioè, più tu dedichi attenzione a ciò che ti circonda, e più potrai guadagnare nel corso del gioco, in termini di informazioni, in termini di altre notizie, in termini di completezza. Cioè, più tu dai al gioco, più il gioco darà a te. Più informazioni avrai e più informazioni potrai poi successivamente usare. È un circolo di interazioni continue che ti porta a sapere sempre di più in base a quanto riesci a sapere, che è bellissimo perché crea questo circolo virtuoso, questa spirale virtuosa di crescita e di conoscenza. Per cui tu più giochi e più tempo passi dentro Night City, e più saprai di quella città, e più cose potrai gestire, e più segreti scoprirai, e più dettagli potrai assorbire che poi ti saranno utili più avanti. Ed è una cosa meravigliosa, perché dà un senso a tutto. Cioè, spesso ci troviamo inseriti in contesti ludici, specialmente per quanto riguarda gli open world e i free roaming, in cui, bene o male, tu hai la tua questline principale come se fosse un'enorme autostrada. E di fianco vedi delle cose che sono le attività secondarie,
le piccole side quest, i minigiochi, cioè quasi sullo sfondo di quella che è la tua superstrada, no? E tu puoi decidere se ogni tanto fermarti e andare a fare il minigioco, se fermarti e andare a fare la secondaria, ma quello che tu fai al di fuori della strada principale non ti arricchisce la strada principale, ti allunga semplicemente il viaggio, ok? In Cyberpunk è diverso, perché c'è questa enorme strada principale a sette corsie, piena di cose, piena, tutte integrate l'una dentro l'altra. È quello che rende il gioco così particolare e così incredibilmente complesso e meraviglioso dal mio punto di vista. Che tutto è integrato nelle altre cose che fanno parte della produzione. Cioè, addirittura ci sono momenti in cui tu ti trovi ad ascoltare persone senza sapere perché, e magari poi scoprirai che quel dialogo ti sarà utile fra 3 ore. Perché magari avevi sentito una cosa che ti permette poi di... Cioè, è quello. È quello il punto, ed è quello che rende tutto così meraviglioso, in aggiunta ovviamente alle cose che già abbiamo avuto modo di vedere negli episodi che poi vi ho portato, ovvero una regia di altissimo livello, una cura per i dettagli che rasenta quel modo maniacale tipico di altre industrie che non solo quella occidentale. Cioè, tutto è gestito nei minimi dettagli. Si riesce veramente a percepire ogni emozione dei protagonisti. Ci sono state delle scene, ovviamente non vi racconterò, ma che mi hanno lasciato a bocca aperta come se fossi lì. Come se fossi lì. E vi consiglio da questo punto di vista, proprio per assorbire e godervi la regia e il taglio cinematografico in maniera veramente viva e concreta, di usare le cuffie. Detto da me può sembrare una follia, ma io lo sto facendo. Sia nella nostra serie qui sul canale, sia per quando gioco per cavoli miei. Cioè, le cuffie sono fondamentali. Giocare con... Inserendosi dentro al gioco è un'esperienza che accresce esponenzialmente proprio la profondità e l'emozione. Per cui fatelo, 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 fatelo. Anzi, questo sarebbe il gioco perfetto per essere giocato con un visore. Io mi auguro che, insomma, la tecnologia ci permetta nel breve termine di avere qualcosa che ci permetta di vivere dentro Night City con un visore, perché vivere quel tipo di realtà, inserendocisi proprio anima e corpo, sarebbe pazzesco. Sarebbe, cioè, è il gioco perfetto per la realtà virtuale. Io non riesco a capire perché non si sia, cioè, o meglio, si sarà sicuramente considerata sta cosa, ma io avrei fatto di tutto pur di inserirla. Perché, cioè, giocandoci, quando riuscirete a farlo in maniera adeguata, e qui mi rivolgo specialmente a chi lo gioca su PS4 e Xbox One, e mi dispiace un casino per loro in questo momento, ma giocandoci in maniera adeguata vi renderete conto di quello che sto dicendo. E non potrete fare a meno di dire sì, ok, li ho detestati perché mi hanno reso la vita impossibile quando l'ho comprato inizialmente, però cavolo. Cioè, ecco, io spero che a un certo punto scatti nella mente della gente il però cavolo. Cioè, perché io qui, ed è una cosa che spesso sfugge a tanti, perché pensano sempre che ci sia il complotto dietro, io qui cerco di celebrare e di difendere i giochi e i videogiocatori. Che poi se li godono. A me non interessano tutte le dinamiche, le logiche industriali, ne parliamo perché è giusto parlarne, le trattiamo, ma non sono la mia missione. Ecco, la mia missione è far passare il messaggio del il videogioco è una cosa importante, in ultima analisi, ok? E celebrare i giochi che sono veramente degni di essere vissuti e a cui è giusto dedicare il nostro tempo. In questo senso, Cyberpunk è un gioco meraviglioso. Che a me, da giocatore amante dei videogiochi, amante dell'industria, amante di tutto quello che riguarda il videogioco, fa soffrire vedere che le sue qualità di un gioco così siano passate completamente in secondo piano rispetto a problematiche che poi hanno a che fare col game design, che a me è quello che interessa maggiormente, in questo caso. Ed è un prodotto meraviglioso. Se pensiamo anche al doppiaggio, hanno investito una cifra folle in doppiaggio italiano, ringraziando il cielo, e questo doppiaggio ha accresciuto esponenzialmente la qualità di un'atmosfera già di per sé straordinaria. Sì, ci sono dei bug, sì, ci sono delle cose che spesso fanno ridere e sorridere, ma complessivamente l'atmosfera che si respira lì è incredibile. E non si può fare a meno di oggettivarlo. Cioè, questa è una cosa oggettiva. Poi uno può dire, ok, mi piace o non mi piace, va benissimo. Ma è un elemento oggettivo il fatto che Cyberpunk abbia a livello registico qualcosa in più rispetto al resto. Cioè, non si può discutere questo, è una cosa che va
che va riconosciuta, a prescindere dal fatto che poi possa piacere o meno. Ma anche la gente dice, in Cyberpunk si parla troppo. Ragazzi, è un gioco di ruolo. È un gioco di ruolo che ha, peraltro, tante attività volte a soddisfare gli amanti dell'azione, ma in ultima battuta è un gioco di ruolo e quindi si gioca di ruolo. E si cerca di promuovere quello. Per cui lamentarsi perché non è GTA nel futuro è una cosa relativa, cioè va anche compreso un prodotto. Io non posso avvicinarmi a Forza Motorsport e dire cavolo non mi piace perché non si spara, è un gioco di macchine. Voglio dire, anche un attimino mettere a fuoco prima di dare dei giudizi, perché le cose vanno valutate per quello che sono, non per ciò che vorremmo che fossero. Ecco, questo è un po' il concetto. Però appunto, questo riassume un po' il discorso. Io mi auguro che CD Projekt riesca a mettere una pezza su tutto quello che è il problema attuale delle versioni console, eccetera, perché è un gioco talmente bello che merita di essere goduto e apprezzato da tutti. Per cui prego veramente che si risolva presto questa storia e che le polemiche possano lasciare spazio alla gioia, alla condivisione, al confronto, perché peraltro è un gioco in cui le scelte e il modo in cui si vive Night City portano a conseguenze sempre diverse. E portano a situazioni sempre diverse che magari il vostro migliore amico potrebbe non vedere mai e che voi invece vedrete con regolare frequenza. Per cui, insomma, spero veramente che si possa continuare a parlarne, ma per motivi diversi da quelli per cui ne stiamo parlando adesso. Per cui, ragazzi miei, io spero che il video vi sia stato in qualche modo utile e sono curiosissimo di confrontarmi con voi nei commenti sul tema, perché appunto secondo me c'è tanto da parlare e secondo me tireremo anche fuori delle belle discussioni. Per cui fatemi sapere e noi ci vediamo alla prossima.